vedova, dove state? Non posso trovarla. La compagna al sentimento, donna, la compagna al sentimento. Ma me la casualità, io venivo a pedirle una cacca di sapato, sì, una cacca, e mi incontro col cacon. Non sapevo nada, non mi fichi lo funebre dello diario. Nunca mi fijo lo funebre dello diario, non mi gusta, non mi gusta lierlo. Come sei analfabestia? Fa caldo. Don Pasquale da giovane. Don Pasquale da giovane. Guarda com'era bello, guarda. Sempre sorridente, sempre con la sorrisa allo labios. Sempre sorridente, teniva un'allegria di vivere. Ora mismo nel cacone sta morto di risa. Lascio qui il mio mantello e mi assiento affolato, donna. Io también soy vedova. Mi marito, l'ultimo, me se morió di arteriosclerosi. Sì, stava comiendo una pumarella con la pumarella in copo, una macarone. Le vino la pataleta, la due ore se l'ha affinato. E al suo quando le vino l'agonia? A noce? E perché non mi avvisò? Ma che molestia, per me era un placer. Tengo tanta pratica di questa cosa, già enterrato a c***o. La funeraria già mi ha preso speciale. Preso di maggiorista. Sì. A quattro mariti se fa è la vita. Poi se muore te, mañana se muore te, passato se muore te, e vai a sapere quando me muero io. A quattro mariti sono enterrato, sì. Il primo, Giacomin, mi se muore di un'illusione. Di un'illusione del piel. No! De una erupción del Vesubio. El segundo, Francesco, me se murió envenenado con funghi. Envenenado con hongos. Sí. El doctor quería lavarle el estómago, pero yo no lo dejó. Porque como el tiempo estaba húmedo, se le sacaba el estómago para lavárselo. Después no se iba a secar para volvérselo a meter. El tercero, Gaetano, se murió contra su voluntad. Estaba enfermo de una cosa rara, lo atendieron tantos doctores que no pudo defenderse y se murió. Los doctores pudieron más. Ah, los doctores son toda una manga de mascazones. Cuando yo estaba enferma, venía el doctor y me ponía la cabeza aquí, así. ¿Sabe para qué? Para calentarse la oreja. Y me tocaba aquí, me tocaba allí, me tocaba... ¿Qué? ¿Para tocarme los órganos? ¿Qué se vaya a tocar el órgano a la iglesia? Después me dio una pastilla para el corazón, una píldora para el corazón, una píldora para los riñones, una píldora para los pulmones. ¿Ma cómo saben las píldoras a dónde tienen que ir después que te la tragaste? Los doctores, yo no creo a los doctores. Soy fuerte como un caballo. ¿Y sabe por qué? Porque como cebolla, mucha cebolla. La cebolla es el secreto de la buena salud. Lo malo es que no se puede mantener el secreto. De la puza.
ma la cebolla è disinfestante, pa dentro e pa fuera. Adentro te disinfesta il corpo, afuera te disinfesta l'aria, perché con l'aliento può matare la mosca, lo moschito, la coniglia e anche la langosta. Io come molta cebolla, ma no, questa cebolla americana da qui è una porcheria, cebolla d'Italia, tutta la bordura sa già su. L'Italia davvero, l'Italia, lo ripoggio te com'è sta lo tronco, lo sapaggio te com'è sta la cascara, lo cioccolo te com'è sta lo gusato. Davvero. In Italia l'apio non è come queste di qui, che dicono apio verde e tu giù, apio verde e tu... No, ma già l'apio tiene meno musica e ma comida. Perciò sono forte los italiani, no? Muy forte sono los... No credo allo dottore, io, quando io sto inferma, quando sono malata, mi curo io misma, io stessa mi curo, io sola. Sapi come? Garo un rospo secco. Cosa vuol dire? Un rospo è un sapo. Beh, se non ti gusta il sapo ti garras un pipistrello. Ma io preferisco il sapo. Garo un sapo secco e me lo passo per corpo. E dico, salite bestie del corpo al cuore, del cuore al cielo, del pelo all'aere e non volvas a mortificarmi. Santo rimedio. Appuntatelo. Nel mio paese si curano così. Io sono di Sant'Antonio di Parma. Sant'Antonio è un pueblo importante. Tiene 150 abitanti contandolo del cementerio. 150 abitanti. Sempre lo stesso numero, non aumenta, non aumenta. Non sé, no. Non aumenta perché cada vez che nasce un chico, alguno se va del pueblo.